Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Prima di incominciare, volevamo ricordarvi di dare like e commentare il video. Dopodiché, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale ed attivate la campana per gli aggiornamenti. Inoltre, se volete sostenere il canale in maniera diretta, c'è il tasto Super Grazie in basso al video. Nel corso della storia ci sono stati molti casi di ritrovamenti riguardanti corpi mutilati e quant'altro, riconducibili spesso a rituali oscuri. Quindi preparatevi, cari amici, perché oggi in Viral Top parleremo di alcuni casi di omicidio irrisolti legati a culti spaventosi. Buona visione! Il 14 febbraio del 1945, la piccola cittadina inglese del Warwickshire rimase scioccata nel trovare il corpo senza vita di uno dei suoi abitanti. Apparteneva a Charles Walton, il quale fu ritrovato con un'enorme ferita alla testa, sgozzato, piantato con due palette a terra e con un enorme taglio a forma di croce sul petto. A completare la scena vi era un vecchio libro intitolato Folklore di vecchie usanze e superstizioni dell'isola di Shakespeare. Il fatto curioso di questo ritrovamento è che il libro narra le magiche avventure di un ragazzo di 15 anni che ha dovuto affrontare un branco di cani fantasma per salvare sua sorella. Per farlo il giovane chiese aiuto a delle streghe, stregoni e spiritisti che gli diedero potere, ma alla fine finì per perdere la vita, venendo sacrificato nel mezzo di un rituale praticato da un gruppo di streghe. La cosa più curiosa di tutte è che il giovane protagonista del libro si chiamava anch'egli Charles Walton, ma gli eventi narrati all'interno del libro però si riferivano al 1700. Il corpo fu ritrovato su alcune colline chiamate Mion Hill, una zona ricca di storie mistiche, della quale si racconta che sia abitata da un gruppo di cani fantasma. Da quelle parti, inoltre, si trova il Roll Ride Stones, un cerchio di pietre simile a Stonehenge, ma molto più piccolo, ove, 4 mesi prima, una donna di nome Ruth Atkins riferì di aver visto un gruppo di donne nude ballare in mezzo al monumento, guidate da una persona che indossava una tunica nera ed una maschera raffigurante una capra. A causa di questi eventi, Scotland Yard inviò da Londra un gruppo di investigatori per cercare di risolvere il caso, ma purtroppo non ci riuscirono e quindi poco dopo fu archiviato. Ancora oggi la popolazione di quella piccola cittadina continua ad interrogarsi su quanto accaduto. L'8 febbraio del 1981, al Golden Gate Park di San Francisco, una donna terrorizzata contattò le autorità, riferendo che in un angolo del parco fu ritrovato un sacco a pelo chiuso e pieno di sangue. Quando le autorità giunsero sul posto, aprirono il sacco, assistendo ad una scena terrificante, in quanto il corpo era squarciato e al posto della testa vi era una testa di pollo. Grazie alle impronte digitali si scoprì che il corpo apparteneva all'Leroy Carter Jr., un senzatetto che in gioventù aveva prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti.
A causa di quel macabro ritrovamento, si capì che si trattava di un rituale. Quindi, il caso fu affidato all'agente Sandy Gallant, nota come la poliziotta delle sette. Sandy notò diverse somiglianze tra il caso di Leroy Carter e diversi casi relativi alla santeria. Quindi, chiese aiuto ad un sacerdote della stessa, di nome Charles Welty. Il sacerdote disse che l'uomo fu vittima di un rito conosciuto come Palo Mayombe. Si tratta di un rituale molto insolito, che consiste nel tagliare la testa di una persona sconosciuta, per poi procedere all'asportazione del cervello, tagliare naso e orecchie, per unirlo ai resti di un pollo macellato, con il fine di creare un intruglio che, presumibilmente, conferisce grandi poteri alla persona che effettua il rito. Questo processo deve essere seguito in un periodo di 21 giorni e quando la miscela è pronta bisogna berla per altri 21 giorni e dormire accanto alla testa mozzata. Trascorsi 21 giorni, la testa poi doveva essere riportata nel luogo dove era stato lasciato il corpo. Alla fine, come sempre, nessuno prestò attenzione al racconto del sacerdote ed il caso fu chiuso, come regolamento di conti tra gente di strada. Eppure, nonostante tutto, esattamente 42 giorni dopo il ritrovamento del corpo di Leroy, la testa fu ritrovata nello stesso punto. Chiudiamo questo video con uno dei casi più terrificanti. Accadde a North Bay, in California, sull'autostrada tra le contee di Sonoma e Santa Rosa. Lì, nel 1972, furono ritrovati i corpi di due ragazze di nome Maureen Sterling e Yvonne Weber, rispettivamente di 12 e 13 anni. Le ragazze erano studentesse della Herbert Slater High School ed entrambe furono dichiarate scomparse il 4 febbraio del 1972, dopo essere state in un centro di pattinaggio sul ghiaccio, nel quale si erano recate senza il permesso dei genitori. Si presume che le giovani vi siano andate in autostop. Il 28 dicembre dello stesso anno, i due corpi furono ritrovati nei pressi di Porter Creek Road, in un avanzato stato di decomposizione. Sul petto, poi, avevano un manufatto in forma quadrata, realizzato con rami e capelli, e al centro una collana in oro 14 carati con una croce. Non fu possibile determinare la causa della morte delle ragazze, in quanto non vi era alcun segno di violenza o altro. Il 4 marzo del 1973 fu ritrovato nello stesso luogo un altro cadavere nelle stesse circostanze. Questa volta si trattava di una ragazza di 19 anni, di nome Kim Allen, scomparsa il giorno prima. Il 14 aprile accadde la stessa cosa ad una ragazza di 13 anni di nome Lori Lee Kurz, scomparsa l'11 novembre del 1972. Il 31 luglio fu ritrovato il corpo di Caroline Davis, scomparsa 5 mesi prima. Nei mesi seguenti a questi fatti furono ritrovati altri 5 corpi. In quei mesi, naturalmente, l'attenzione della polizia era concentrata su quei macabri omicidi. Ed anche l'FBI fu coinvolta nelle indagini. Ma nonostante tutto, fu impossibile trovare il colpevole. Coincidenza vuole che in quegli stessi anni sia Ted Bundy che il killer dello Zodiaco
Erano nel pieno della loro attività criminale, ma non furono ritenuti responsabili di quegli omicidi, che cessarono alla fine del 1973. I misteri che circondano le sparizioni di tutte le vittime ed il fatto che siano state tutte ritrovate con lo stesso manufatto sul petto suggeriscono che fossero vittime di una sorta di rituale, ma non si sa di quale. Un fatto oscuro che continua ancora ad oggi come uno dei casi più inquietanti della storia. Questo è tutto per ora amici, vi ringrazio molto per aver visto il video, se vi è piaciuto non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana, prego lasciate un commento, se volete seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione, abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.